porterò con me più là di questo mare. Vieni, cara, bello trovarti. Oh, accomodati. Benvenuta. Grazie. Benvenuta davvero di cuore. Questa è la canzone che tu amavi forse di più di Stefano D'Orazio, quantomeno sì, mi hai detto era la canzone che avrei voluto che lui scrivesse per me. Perché cosa dicono le parole che... Ma questa canzone risale all'adolescenza di Stefano, quando lui prendeva il tram e aveva fatto amicizia con il tramviere che gli faceva aprire la porta del tram. Lui mi raccontava questi aneddoti, no, della sua vita. Poi ad un certo punto, un giorno, concentrato a fare questo lavoro, si gira e vede entrare questa ragazzina meravigliosa, bellissima, con questi occhi stupendi, e lui se ne innamorò. Tant'è che prendeva il tram proprio perché sperava sempre a quell'ora, perché sperava di rincontrarla. Quindi questa storia a me è rimasta nel cuore, e quando lui la cantava, devo dire la verità, mi emozionavo moltissimo ed ero anche molto invidiosa di quella ragazzina. La ragazza con gli occhi di sole. Sì. Stefano era un uomo romantico? Stefano non era molto romantico. Con me lo è diventato. Lo è diventato... E devo dire che mi ha fatto tante sorprese importanti, come la richiesta di matrimonio, per esempio. Mi ha fatto tante dichiarazioni, mi ha scritto tante cose molto belle. Noi usavamo scriverci dei bigliettini la mattina, io perlomeno prima di uscire di casa scrivevo dei bigliettini che lasciavo sul tavolo prima di uscire, gli preparavo la sua colazione, no? E devo dire che una cosa che mi ha fatto un qualcosa, è stata bellissima per me. Ho trovato in un cassetto tutti i bigliettini che io gli avevo scritto da quando ci conosciamo a finché non mi ha lasciata. E lui li aveva conservati, quindi? Sì, li aveva conservati. Non lo sapevi? No, non lo sapevo. È stata una cosa meravigliosa, questa mi ha emozionato. Ci credo. E poi è come se il tuo romanticismo avesse contagiato anche lui, no? Non può essere che è una cosa bella in una coppia. Cioè, forse la più romantica eri tu, però l'averti chiesto in moglie, perché lo sappiamo tutti oramai, lo abbiamo raccontato, perché poi, essendo Stefano una persona che tutti ci hanno descritto come molto allegra, sì, come molto vitale, è quasi, io che non l'ho mai conosciuto, però è quasi un peccato parlarne al passato. Cioè, mi sembra sempre giusto parlare di Stefano D'Orazio come una persona che è qui con noi e parlarne con un sorriso. So che per te non è facile, però per noi è un grande regalo che ci ha dato. Guarda, ti ringrazio, assolutamente, io voglio parlarne al presente, sempre. Perché effettivamente Stefano ha lasciato a me molto, ma ha lasciato anche a tutti tantissimo di quello che è stato il suo mestiere, il suo nuovo mestiere, quello che si è poi reinventato quando ha lasciato consapevolmente i Pooh. Con i quali peraltro è rimasto in ottimi rapporti. Assolutamente, quindi, in ottimi rapporti. Sono sempre presenti, sono sempre stati presenti nella nostra vita, ma lo sono anche oggi. Vi sentite con qualcuno, con chi ti senti? Robby in maniera particolare, lo sento tutti i giorni, l'ho sentito anche ieri sera. E quindi lui ti chiama e che ti dice? O tu lo chiami e che vi dite? Ma ci diciamo tante cose, stiamo lavorando su un altro progetto di Stefano e Robby, che è Parsifal, un'opera rock molto bella. Dal Parsifal di Wagner. Per capirci. No, il Parsifal dei Pooh del 73, loro sì, scrissero questa... Ah, ok, certo, è Parsifal, è una leggenda, sì, sì, che anche Wagner, certo, aveva messo in scena. Assolutamente, sì, la leggenda, ovviamente. E, molto bello, e quindi lo vogliamo portare in scena, lo stiamo per portare in scena quando ci sarà consentito, chiaramente. Quindi. E qual è il biglietto che tu gli hai scritto che ti rileggi con più emozione? Uno degli ultimi biglietti che ho scritto a Stefano era legato alla sua voglia di reagire in tutte le cose che capitavano, perché ultimamente Stefano aveva avuto dei problemi di salute che fortunatamente però eravamo riusciti e stavamo riuscendo ad affrontare superare. E a superare.
E quel biglietto che io in realtà ho ricevuto da lui era bellissimo e mi diceva anche se la vedo una luce non proprio vicina, sono sicuro e sono convinto che la mia forza io la sto tirando fuori, e la sto tirando fuori perché ci sei tu accanto a me. Quindi questa è stata una delle ultime cose che ci siamo scritti, e quindi questa la conservo dentro il mio cuore, ovviamente. E noi lo conserviamo dentro il cuore le tue emozioni, quelle che lui ci ha saputo dare, quello che loro ci hanno saputo dare nel corso di tanti anni. Vediamo insieme un po' di canzoni dei Pooh. Tua canzone preferita qual era? Io amavo moltissimo dei Pooh, la donna del mio amico, Parsifal ovviamente, ma di Stefano ovviamente 25 primavere, che la canzone che scrisse per i suoi genitori. Voi avete una canzone preferita dei Pooh? Assolutamente sì. Tu poi hai lavorato l'ho cantata con insieme a Red, la donna del mio amico, a Ora o mai più con Amadeus. È stata due anni fa. Sì, mi ricordo. Volevo ti chiedere una cosa a Tiziana, se certo, posso. Certo, Vinny. Cioè, ti ha dato un po' fastidio? La polemica che c'è stata a Sanremo per il fatto che lui non è stato celebrato nel modo... Sì, devo dire che si aspettava la gente. Sì, al momento devo dire che ci sono rimasta molto male, più che altro. Però poi ci siamo chiariti, poi sono stati molto carini. Non c'è bisogno di ricordarlo perché va effettivamente oltre. Sì, direi di sì. Tiziana, cosa ricordi del vostro primo incontro? Peraltro dovremmo avere la vostra prima foto insieme. Quando l'avete scattata? L'abbiamo scattata a Pantelleria. Che carini. Eccola qua. Sì, è la nostra prima foto. Sì, l'abbiamo scattata a Pantelleria ed era a gennaio del 2008, perché noi ci siamo conosciuti a dicembre del 2007, poi lui mi ha invitata a Pantelleria e siamo andati a Pantelleria. E lui come ti ha conquistato? Con la sua simpatia, la sua allegria. A una cena eravate? Sì, assolutamente. Lui era quello ovviamente che rispetto agli altri veniva fuori, ovviamente, perché aveva il suo modo di raccontare le cose, i suoi aneddoti, eccetera, che ti incantavano. Lui era molto bravo in questo. Era il più sexy, dai. Io l'ho sempre detto. E poi è romano. Assolutamente, i romani, sì, assolutamente. A Stefano, la nostra carina Marino, ha dedicato questa scheda, la vediamo. La vita è strana, rincorri i tuoi sogni e quando credi di averli acchiappati ti accorgi che non erano quelli che sognavi davvero. Sono le parole del musicista dal sorriso pulito e contagioso, del gentiluomo che faceva vibrare piatti e tamburi, l'amico per sempre, Stefano Dorazio.
Nasce a Roma nel 1948. La sua infanzia trascorre fra i giardini di Villa Sciarra, gli scouts e le messe della domenica. A 6 anni il regalo del destino arriva con la Befana, una batteria di cartone. Folgorato dal primo LP dei Beatles, tanto da immaginare di emulare Ringo, con una scatola e 2 mestoli da cucina, inizia a suonare con il gruppo The Kings. Con i gilet cuciti da un'amica si esibisce al Piper. Poi il salto improvviso, l'incontro, il colpo di fulmine, la fiaba diventata realtà. Entra nel 1971 nei Pooh e con loro inizia la straordinaria avventura di suonatore di tamburi, come amava definirsi. Autore, paroliere, cantante, i titoli degli album sembrano annunciare le parole del suo addio. Il primo saluto dopo 38 anni, quando nel 2009 decide di lasciare la band. Poi il boomerang inatteso, il Covid. Scompare il 6 novembre 2020. Lo immaginiamo in un posto felice, radioso, come la sua Pantelleria, con la sua amata gatta Prilli, l'isola dove la vita trascorre, come recitano le sue canzoni, tra giorni infiniti, ascoltando al tramonto il colore dei pensieri e dove il cielo è blu sopra le nuvole. Tiziana, grazie a nome di Carina. E parlare così spesso di Stefano ti aiuta? Superare il dolore è una parola troppo grossa, lenire il dolore oppure te lo rinnova? Cos'è per te parlare di Stefano in questi giorni, in questi mesi? Cos'è stato? Sì, è stato difficile, ma nello stesso tempo mi aiuta molto. Mi aiuta molto perché il ricordo di Stefano vorrei che fosse sempre vivo, non solo in me, che lo sarà sempre ovviamente, ma anche per tutti coloro che lo hanno solo seguito e che non l'hanno potuto conoscere per quello che era. Quindi io desidero portare avanti questi suoi progetti e desidero portare avanti il suo ricordo sempre, perché lo merita veramente, era un grande uomo. E questo lo dico a tutti coloro che sono vicini a qualcuno che ha avuto un lutto, purtroppo ce ne sono tanti in questo ultimo anno in questo paese, stiamo vicini alle persone che soffrono, non lasciamole mai sole perché aiuta, no? Mi fa piacere che tu lo dica così, ci sentiamo tutti un po' più uniti. Sì. Tiziana, oggi c'è un'altra persona che vuole starti vicina, che conosceva benissimo Stefano, tutta l'Italia lo conosce come il maestro Mazza. Ci sei? Eccolo! Sì, sono qui! Eccolo qui! Sono qui! Che cosa ti ha unito? Sto seguendo. Che cosa ti ha unito con Stefano D'Orazio? Ecco. Ah, beh. Al di là della musica, che era sicuramente un qualcosa che ci univa, perché è ovvio, facevamo lo stesso lavoro. Ci ha uniti il divertimento di fare le cose che ci divertivano senza porci tanti problemi. La cosa più divertente che avete fatto insieme? Sono troppe. Dunque, io adesso mi ricordo, No, sono troppe, sì, però me ne è venuta in mente una, perché oggi c'è la Roma, o sbaglio? Ieri, vabbè, però c'è stata a Roma. Allora, mi è venuto in mente un episodio in cui eravamo tutti a casa di Stefano, tutta la allegra combriccola, e c'era la Roma-Lazio. Allora, noi eravamo tutti, maggior parte, romanisti. Tutti romanisti, e quindi tutti quanti nella sala, col televisore, a guardare. Invece c'era l'unico, che voi conoscete, Stefano Pantano, che è laziale, sfegata. Mi è cascato il telefono. Di tutto. Che succede allora? Che è successo allora? Voi vedete Succede? Succede che quella partita andò avanti
e la Lazio, la Roma segnò non so quanti gol alla Lazio, e noi facevamo tutti, andavamo a fare il è che sento il ritorno. Scusate, pazzesca. Aiutate Gianni Mazza a poter raccontarci questa storia se non ne siamo vivi. Senti, peraltro, no, perché sì. Aggiustate l'audio del maestro Mazza. Allora, ogni gol che la Roma faceva alla Lazio, noi tutti quanti andavamo a casa, nella stanza in fondo dove c'era da solo. Stefano Pantano, lazialissimo, e non c'è stato verso. Ogni rete che faceva la Roma, noi andavamo tutti là facendo prendendolo per il culo. Ma quando invece... Sì, è cattiveria. Ma è bello. Tiziana, è bello. Quando invece tu hai visto alla televisione famosa dichiarazione nella quale lui ha detto davanti a milioni di telespettatori con Carlo Conti, ho deciso che mi sposo. Sì. È stato un regalo bellissimo, uno dei regali di Stefano che ovviamente ho apprezzato più di tutti, naturalmente, perché non me l'aspettavo. Ma dei due tu volevi sposarti, perché lui si è sposato, in realtà quando lui si è sposato aveva quasi 69 anni, sì, giusto? Sì, 69, sì. Ma no, quindi, ero io che volevo sposarmi, ma chiaramente. Ma tu glielo dicevi? Come io glielo dicevo, ma le mie richieste ovviamente andavano così, sì, va bene, per cui alla fine avevo anche rinunciato, perché ho detto vabbè, la sua intenzione era quella di non sposarsi perché non si era mai sposato e chiaramente non voleva. E invece quella notte, quella sera mi fece questo regalo bellissimo. E tu non avevi assolutamente nel sentore. Tu perché ci tenevi a sposarlo? Ma io ci tenevo perché comunque erano 10 anni che eravamo insieme e quindi di conseguenza avevo voglia di coronare questo nostro amore. Giusto. E lo volevo fare anche perché volevo regalare questo desiderio anche ai miei genitori, che volevano vedermi realizzata. Poi amavano tantissimo Stefano, i miei genitori erano molto attaccati a Stefano e quindi di conseguenza questa cosa l'avrebbe resi molto felici. Io ci tengo moltissimo alla mia famiglia, sono molto attaccata ai miei genitori e quindi lui mi ha fatto questo regalo. E quando è tornata a casa? Quando è tornata a casa, a parte il fatto che io non ho avuto il tempo proprio neanche di parlare, perché ovviamente come noi tutte donne prese dai preparativi, ho detto, ma era giugno, dovevamo sposarci a settembre, ho detto caspita, a settembre, perché lui ha detto facciamo? Il giorno del mio compleanno mi sposo, no? Sì, voleva sposarsi il 12 settembre e così è stato, ci siamo sposati il 12 settembre. E quando no, però quando è tornato dopo la trasmissione, tu che gli hai detto? Guarda, ho pianto fino allo sfinimento, perché veramente una cosa così da lui poi, perché lui non è mai stato uno plateale negli affetti, no? Invece dichiararlo così davanti a tutti è stata una cosa che non mi aspettavo. Sì, che aveva valore poi, aveva no? Molto valore. Scena da un matrimonio, vediamolo. Voglio proprio sentirti dire sì. Siete disposti nella nuova via del matrimonio ad amarvi e ad onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Sì. Io, Tiziana, prendo te, Stefano, come mio sposo e prometto di esserti fedele sempre. Nella gioia e nell'allegria, nella buona e nell'ottima sorte, e di amarti e di onorarti tutti i giorni della mia vita. Perché... Tiziana, simbolo del mio cuore e della mia fedeltà. Ricevi questo anello. Sì, io vi dichiaro marito e moglie. Dura.
Tiziano, io so che tu hai un cruccio che hanno tante persone che hanno perso una persona cara con il Covid, di averlo salutato su quell'ambulanza che l'ho portato via perché poi non l'è più potuto rivedere. Sì, questo è una cosa che mi porterò dentro per sempre e come me penso moltissime altre persone chiaramente. È una cosa che reputo assurda, capisco tutte le precauzioni che si possono prendere, ma voglio dire, siamo nel 2021, voglio dire, le precauzioni ci sono e come, cioè, voglio dire, come ce li hanno gli operatori sanitari che fanno questo mestiere durissimo, poverini, ce li potremmo avere anche noi, una persona, dico, a famiglia. Io ho perso mio padre anche, so. Quindi ho perso Stefano, ho perso mio padre, non ho potuto salutare nessuno dei due. E lo trovo assurdo, è una crudeltà, anche perché comunque noi stiamo, cioè io ci sto male. E devo dirti però che conoscendoti oggi, con questo sguardo così tenero e con questi ricordi così belli che ci porti, credo che tu sia stata, ne sono convinta, ma lui lo sapeva, un grandissimo regalo per Stefano e questo grazie. Sarà secondo me la tua forza sempre. E ti auguro veramente che la tua vita ti riservi tanto, tanto, tanto bene. Parliamo di Tsunami, sì. Questo romanzo? Sì. Allora, che poi sì. C'ha una trama avventurosissima. perché il nostro Stefano D'Orazio, pur stando chiuso in casa, esatto. si fa per dire chiuso in casa, insomma, come tutti noi. No, ma è così. Ah, non così, era un viaggiatore. Quando... No, ma Stefano quando cominciava a lavorare non guardava in faccia a nessuno, si metteva lì seduto. Parla di un manager che lascia sì. tutto per andare in Polinesia, poi lì c'è un naufragio, c'è un po' di castaway, mi sembra un po' come poi si innamora di una, poi torna. E sì. lo avevi letto mentre lo scriveva? Se ne parlava? Assolutamente, certo, perché Stefano amava condividere con me ogni volta che finiva un paragrafo e voleva vedere in me, nei miei occhi una luce, no? Dice, poi tu ti occupi di comunicazione anche, quindi sì, cioè, esatto. la parola la frequenti, ecco. Sì, sì, assolutamente, poi chiaramente volevo avere un mio giudizio e naturalmente glielo davo. Ma eri sempre onesta o qualche volta gli dicevi, questa cosa non mi piace? No, no, cioè, ero... eri sempre benevola o eri onesta? No, 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 ero onesta, se c'era qualcosa che... perché Stefano aveva anche a volte un linguaggio, no, suo, che capiva solo lui, però usava dei termini, tra l'altro simpaticissimi. Tipo? Ma non lo so, adesso non mi vengono in mente perché... però ce ne aveva diversi e chiaramente anche l'editore gli diceva, ma questa cosa forse potremmo evitare di metterla... No, io quella voglio perché... E quindi era un po' così, era un po'... Sì, una vergine, ovviamente. Come me, come lo capisco. Ah, perfetto, benissimo. Allora, puoi comprendere anche il mio... Ecco. E quindi chiaramente lui era molto pignolo su alcune cose, però devo dire che aveva ragione sempre, sempre in tutto, anche questo romanzo. In questo romanzo c'è molto di Stefano, in questa storia. Che cosa, secondo te, di Stefano più di tutto? Allora, questa sua voglia di libertà, una libertà che fondamentalmente non ha mai vissuto a pieno, perché fino a che ha seguito i Pooh e ha lavorato tanto, ha lavorato tantissimo, non ha mai potuto... Non si è mai creato una famiglia, non si è mai, no, voluto dedicare ad una famiglia, quindi ha trascurato quindi la famiglia, come Walter, che è il protagonista di questo romanzo, che per seguire il successo ha trascurato ovviamente e inevitabilmente la famiglia. Poi quando decide di mollare tutto perché si rende conto che comunque non c'è più spazio per lui e viene ovviamente, il suo spazio viene ovviamente preso dalle nuove generazioni, dalle menti fresche delle nuove generazioni, messo da parte quindi dall'azienda, decide di mollare tutto e fare questo lungo viaggio in Polinesia. E da lì, travolto letteralmente da uno tsunami, dovrà... avvengono delle cose che ovviamente non sveliamo, passato. Perché se no poi altrimenti nessuno si compra il libro, mentre invece bisogna leggerlo per sentirsi più vicini a Stefano. Sì. E Maestro Mazza, so che poi peraltro tu l'avevi portato in barca, correggimi se sbaglio, e in questa barca in realtà di questo mare lui aveva paura, quindi forse ha esorcizzato con il libro, no? Gianni? Io penso che questo libro non l'ho ancora letto, ma mi riprometto di farlo velocemente. La cosa che
che mi incuriosisce è come Stefano abbia potuto vivere questo tsunami su una barchetta. Lui aveva, per quanto mi riguarda, il terrore di stare su una barca. Io sono stato penso il primo a portarlo in una barca, a costringerlo a stare in una barca. E quindi con questo testo probabilmente avrà sentirsi male subito. Avrà con questo testo avrà esorcizzato una sua paura. Penso, Memo, vogliamo salutare Tiziana con isola, due note. Allora, la sua isola si sta conquistando. Tiziana, io vorrei Tiziana, no, io stiamo ti, sentendo ti voglio, questo racconto esilarante. Allora, cosa faccio? Scusa sì. Gianni, non volevo interrompere. Una piccola chiosa. No, volevo solamente dedicare una piccola strofa a Tiziana, perché vorrei condividere con lei questo momento che credo che sia tremendo, perché anch'io ho perso mia moglie poco tempo fa. E allora una piccola strofa di questa canzone che forse ha un senso, che fa: la notte dell'addio, il buio dentro intorno, poi quando vuole Dio si accende un nuovo giorno, la nostra casa vuota il sole inonderà, e tu non ci sarai, e tu mi mancherai, amore mio. Grazie. Grazie Memo. Grazie a voi. So che i vostri cuori battono all'unisono in questo momento. Grazie Tiziana. Grazie a te. E torna a trovarci quando vuoi per parlare di Stefano, questa casa.